Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo oggi con i consigli di Ene. Io ovviamente faccio sempre così, come se dovesse comparire qualcosa, ma non compare mai niente, ovviamente. Vi vedete sempre più o meno acconciata allo stesso modo, ho cambiato giusto il rossetto perché sto registrando tutti i video insieme, ovviamente. Oggi concludiamo quasi tutta la parte viso, poi passerò alle palette viso perché parliamo dei blush. Però prima di ciò vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di mettere mi piace, di attivare la campanella, fate tutte le cose che vi pare. E giù nell'info box trovate tutti i codici sconto in mio possesso attualmente, la lista Amazon se volete farmi qualche regalo, il mio Instagram, TikTok e tutto quanto. Quindi seguitemi da tutte le parti e niente, iniziamo subito. Allora, io vorrei iniziare con i prodotti in stick di comunque questa tipologia qua. Questo qui di Astra, che è il Blush Me All Over Lip and Cheek Blush Stick. Nella colorazione Wild Honey 03 mi ha rapita, veramente ottimo. Il pack è carino perché il soft touch purtroppo si zozza subito. E questo qui è il prodottino. Ovviamente ci sono tante colorazioni, io però ho scelto questa qui. E questa qui è è appunto il colore, che ha un bellissimo rosa carne, sì. Un po' bruciato, anche se io dal nome e dal sito, ecco, il problema del sito è che non si capiscono bene i colori. L'ho immaginato, l'ho visto un pochino più come un color terracotta, e invece è molto rosato, però comunque mi piace da impazzire. Ottimo, si applica, si sfuma bene, dura tutto il giorno, niente da dire. Sicuramente ne acquisterò quando potrò, diversi. Considerate il fatto che questo qui l'ho pagato, se non sbaglio, sui 2 euro, perché spesso e volentieri Astra fa degli sconti assurdi, quindi tipo con 30 euro vi portate a casa tutti i loro prodotti assurdi, veramente. Quindi ve lo consiglio tantissimo. Altro prodotto, questa volta però liquido, è questo qui di She Glam. Sapete che io collaboro con loro, infatti ho anche un codice sconto che trovate giù nell'info box. Però devo dire che oltre alla collaborazione, cioè questo mi è veramente piaciuto. Questo qui è il 104 Dolce Vita, il pack, vabbè, vogliamo parlare del pack, stupendo, si apre così, ha la spugnetta e questa volta invece è liquido, questo qui è il colore, anche qua si applica bene, si sfuma da Dio, questo appunto l'ho messo anche oggi, bello, 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 stupendo. E è un colore un pochino sempre nude, più pescato, e ha anche dei glitterini oro all'interno che sul viso non sono troppo evidenti, quindi veramente bello. Niente da dire, ci sono altre colorazioni anche di questo, ovviamente se non sbaglio questo invece costa sui 4 euro, quindi sempre low cost e ve lo straconsiglio. Continuiamo a parlare della famiglia She Glam, quindi dei prodotti make-up di Shein, perché anche questi blush qui li amo. Infatti oggi ho usato, ecco, adesso mi sono ricordata, questo qui e sopra ci ho messo questo che è il 203 Honey Milk Tea. Tra l'altro è enorme, ha anche un bello specchio e la colorazione è questa qui, è praticamente un color aranciato shimmer con tutti i glitterini oro, però non è troppo evidente come riflesso. Faccio lo swatch qui, eccolo qua, è anche duocromo, perché se lo giro è un pochino più scuro, vedete? Non so se si vede dalla fotocamera, molto bello. E questi due prodotti insieme sono una manna dal cielo, veramente belli. Questo l'ho acquistato io, come vedete il pack è proprio riferimenti puramente casuali, vabbè, molto bello comunque. E questo l'ho acquistato io, mentre quest'altro me l'hanno gentilmente poi inviato loro. Bello anche questo. Questo qui se apre così, se ce la faccio, ha tutto il disegno con dei cuoricini. Il colore poi nello specifico, vi faccio vedere, è abbastanza rosato. Eccolo qui. Sembra un rosa baby dalla camera, ma in realtà poi dopo sfumato è un bellissimo rosa, rosa salute. Diciamo così, molto bello. E io, da quale imbecille che sono, ho scoperto tipo, cioè questo qui mi è arrivato con la prima collaborazione che ho fatto con loro, quindi mesi fa. E l'altro giorno ho scoperto che facendo così avete anche il pennellino. Genio, eh?
Anche questo costa sui 4-5 euro, quindi avete anche il pennellino che non è niente male anche per fare il contour, per mettere l'illuminante e il blush, quindi con questo ci fate tutto. Cioè, vedete? Si fa così, perché io l'ho visto sul sito l'altro giorno girando, dico ma a me il pennello non mi è arrivato, poi ci ho pensato, sono andata a controllare e ho scoperto che c'era il pennello. Genio. Comunque, ovviamente anche di questo ci sono altre colorazioni, questa è molto molto carina. Mi piace un botto. Questi prodotti mi stanno piacendo da impazzire. E non ve li faccio vedere, ripeto, per la collaborazione, ma perché realmente vi piacciono, se no non ve ne avrei parlato. Poi andiamo avanti. Che vi faccio vedere? Passiamo al costoso. Ah, vi faccio vedere questo qui che è Please Yourself, che è un Mineralize Blush di MAC. Vi faccio vedere questo, ma in generale tutti i blush di MAC, insomma, sono molto belli. Questo qui era un'edizione limitata, non so se poi l'hanno riproposto. Molto bello, questo rosino con dei glitter, vi faccio vedere, che poi sul viso non erano troppo evidenti, però dà un bel aspetto sano e radioso. Bello, bello, bello questo qui. E in generale questi prodotti qui di MAC ve li consiglio, mi prude troppo la spalla, scusate. Lo sapete, qui stiamo così, cioè voi siete miei amici, non è un canale serio, cioè nel senso è un canale spartano, quindi mi prude la spalla, eppure se c'ho un'amica davanti, insomma, mi gratto. Sempre meglio. Comunque, eccolo qui, mi piace tantissimo questo qui. Lo metto anche spesso e volentieri per un look da tutti i giorni fresco, quando non voglio mettere l'illuminante, perché comunque va a dare la sua luminosità. Vabbè, è un po' più costoso degli altri, però non c'è nemmeno da stare a specificare quanto i prodotti MAC siano validi. Finora mi sono trovata bene con tutto. E adesso vi parlo invece, vediamo un po'. Abbiamo quasi finito in realtà. Vi parlo prima di Kiko. Sì, vi parlo prima di Kiko. Allora, di Kiko io ho questi qui che sono, dovrebbero essere, se non sbaglio, della collezione permanente, sono i Metal Fusion. Sono questi blush con questo pack qui, che hanno la particolarità, beh, hanno lo specchio, hanno la particolarità di avere, appunto, di essere satin, di essere metallizzati. Questo qui è il mio colore preferito in assoluto, uno dei miei blush preferiti in assoluto, il numero 02, è stupendo. Perché è a metà tra il terracotta e il rosa. Bellissimo, è questo qua. Sembra luminosissimo, ma vi assicuro che non è troppo luminoso. Eccolo qui. Colore perfetto. Stupendo, dà un aspetto sano, bello, radioso da subito. Molto molto bello, questo ve lo consiglio. Della stessa linea io ho anche lo 03, che è questo qui, più rosa, più fucsiato, questo. Ammetto che è molto, questo qua è molto particolare, non so più dove metterli, mi sa che me devo pulire perché sennò qui non c'entriamo più. Ok, allora, dicevo, questo qui è quello fucsia che vedete, bello beong beong, e infatti è un po' più particolare, e questo è il numero 03. Poi ho anche il numero 05. Li ho presi perché stavano tutti in sconto, che è invece più aranciato, lo uso più d'estate. Molto carino questo qua, questo qui più aranciato. E vi riswatcho l'altro, lo 02, che è il mio preferito, proprio il mio preferito in assoluto, che è bellissimo. Se lo trovate prendetelo, cioè stupendo, stra stra consigliato. Però qui devo fare una piccola parentesi, perché mi sono sempre trovata bene con i blush di Kiko, ma in generale i prodotti in polvere mi piacciono di Kiko, però i blush appunto di Kiko in edizione limitata. Adesso io vi faccio vedere due blush che ho in edizione limitata che mi piacciono tantissimo, però loro fanno diverse collezioni, tante collezioni, e negli anni hanno fatto diversi prodotti, no? Ovviamente, soprattutto anche blush. Io ne avevo anche altri vecchi, però li ho dati a mia madre, se non sbaglio. Quelli che non utilizzavo, insomma, li ho regalati. Però, ripeto, belli, belli, belli. In generale mi sono sempre trovata bene. Questo qui era della collezione, ad esempio, Gold Waves. E questo era lo 03 Damask Move. Guardate che bel pack. E questo è il prodotto.
è un blush cotto, bello, bello, bello. Vabbè, non ha senso farvi vedere gli swatch più di tanto perché tanto non penso li troviate più. Ha un odore celestiale, ottimo. E questo qui ve lo faccio vedere invece, ci tengo a farvi vedere. Questa era di una collezione Moondust natalizia, ma proprio non è, forse non è di quest'anno, ma dello scorso anno, non mi ricordo. Comunque, ve lo faccio vedere perché questo colore qua di blush lo ripropongono spesso e volentieri. Qui c'è lo specchio, dicevo, lo ripropongono spesso e volentieri. Io questo ce l'ho da tempo e dura tantissimo. E è bellissimo, guardate. Tutti i riflessi duochrome, è questo rosato bruciato rossiccio con riflesso oro pesca. Bello, guardate qua. Eccolo qui. Vedete? Questo anche è bellissimo. Questo per dirvi che tutti i prodotti, cioè veramente io l'ho provati diversi, ma anche se non li ho comprati, spesso e volentieri in negozio li ho sempre swatchati e provati. I prodotti che trovate i blush in edizione limitata sono ottimi. Poi spesso e volentieri appunto li fanno giganti, quindi se vi piace un colore vi durerà tantissimo e quindi ve li consiglio. Come vi voglio consigliare anche i blush di Essence, nello specifico i blush di Essence che escono con le collezioni limitate. Ad esempio questa era di questa collezione qui. Stupendo, un bel rosino, sempre così. Cioè di queste tonalità che piacciono a me, quindi un rosa portabilissimo, sta qua, non so quanto lo potete vedere. Quindi vi consiglio anche di Essence i loro blush in edizione limitata. In generale andateci a dare sempre uno sguardo perché sono ottimi. Ecco, soprattutto Kiko, vi consiglio magari. Allora, attualmente Kiko in confronto a diversi anni fa ha alzato i prezzi, però se siete persone che non hanno bisogno di tanti prodotti, che utilizzate, dicevo, che utilizzate i prodotti per truccarvi giornalmente, non è che li collezionate o altro, quindi, che so, avete una terra, un blush, un illuminante, una palette, quel tipo di persone lì, vi consiglio, straconsiglio, di prendere un blush di Kiko in edizione limitata perché sarà un buon investimento, perché avete tanto prodotto all'interno, vi durerà tanto, quindi è un investimento. Invece, se magari avete diversi blush, tanti blush, vi piace provare cose sempre nuove, non ha senso andare a comprare sempre questi blush giganti che non userete mai. Io ho preso questi, ho questi due, uno per tutti i giorni, uno per quando, questo lo uso quando faccio i look più glamour che mi metto rossetto rosso di solito. Perché? Li tengo e ce li ho perché comunque li utilizzo, sono prodotti appunto uno da tutti i giorni, uno da occasione. Che utilizzo però, non ho poi così tanti blush in generale, singoli. Quindi ve li consiglio, però ovviamente non è che sono andata a comprare tutti i blush di tutte le edizioni limitate di Kiko, anche se anche questi li ho presi in sconto, eh. Però belli, belli, belli. Infatti mi tentano sempre, poi mi dico però quando lo uso, quando lo finisco un coso del genere, ma se avete solo un prodotto per categoria, io ve li consiglio tantissimo. Ma quanto è buono questo? Ottimo, ottimo direi. Concludiamo. Spero di essermi spiegata bene perché il registro di notte lo sapete, quindi non connetto più dopo un pochetto. Questo blush qui di Isle Heart Makeup, che sarebbe poi una sottomarca, insomma, fa sempre parte della casa Makeup Revolution. A parte essere carinissimo perché è un blush a forma di cuore, stupendo. Questo qui è nella tonalità Candy Queen of Hearts. Se non sbaglio, sì, ha 10 grammi all'interno e io l'ho rivalutato ultimamente. L'avevo regalato a mia sorella, poi me lo sono ripreso. Se volete, avete il decluttering dei prodotti di mia sorella, andate a recuperare. E lo sto utilizzando spessissimo perché questo qui da tutti i giorni è una roba assurda. Lo applico subito, si stratifica tranquillamente. Aspettate, che forse questo vi devo fare lo swatch qua che ho la pelle un po' più chiara. Se vede niente uguale. Bene. Vabbè, comunque mi piace tantissimo perché dà proprio l'effetto guance sane, luminose, ma naturali, come se io non avessi quasi messo niente, cioè è veramente ottimo. Anche se voglio l'effetto più marcato, basta metterne tre quintali. Ultimamente mi piace tantissimo fare cosa? Mettere
questo qui come base, poi ci vado sopra di questo, mi disegno le lentiggini e l'effetto è troppo carino. Ovviamente lo metto anche in questa zona qui. Carinissimi, anche di questi sicuramente ci sono più colori. Ve li consiglio perché sono carini da vedere e ottimi poi da utilizzare. Nulla, questo era il video su tutti i miei blush, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile soprattutto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri blush preferiti e se tra questi che vi ho fatto vedere c'è anche qualcuno che avete voi. Consigliatemi insomma su cose nuove, verso nuovi orizzonti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!